Tra desiderio e bisogno. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, l'uno e i molti, domanda. Volevo chiedere la differenza tra desiderio e bisogno. Mi sembra che non sia mai stata delimitata qua a Genova. Tu adesso hai parlato di guardare i bisogni degli altri, di esserne consapevoli. Ma quando finisce il bisogno ed inizia il desiderio e viceversa? Rodolfo, sono due cose nettamente diverse, direi. Il desiderio è qualche cosa che nasce dai corpi inferiori, principalmente dal corpo astrale, anche se anche delle influenze mentali. Mentre il bisogno, il vero bisogno, nasce principalmente dai bisogni del corpo akasico. Certamente non parlo dei bisogni quotidiani di cui voi parlate a volte, non so, ho bisogno di avere una macchina più grande, una casa più grande, un tal vestito, di fare una vacanza e via dicendo. I bisogni di cui sto parlando sono quei bisogni che riguardano l'interiorità, quindi i bisogni di comprensione, essenzialmente. È proprio un punto diverso da cui scaturiscono le due funzioni, i due elementi.